Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. La storia di oggi ci porta direttamente al centro della criminalità milanese. Ma non solo, perché sfiora i temi anche del clan dei Marsigliesi, della banda della Magliana, della mafia e della NCO di Don Raffaele Cutolo. Ma soprattutto questa storia può aiutarci a scoperchiare il vaso di Pandora in cui sono contenuti alcuni dei più importanti misteri italiani. Dal sequestro Moro alle morti di Mino Pecorelli e del generale Dalla Chiesa. E allora iniziamo. Carcere speciale di Badu e Carros. Durante l'ora d'aria, un carcerato viene scannato e sventrato da due uomini, mentre altri due lo tengono fermo. La leggenda carceraria narra che ne abbiano masticato l'interiora, in segno di spregio. Ma le leggende sono solo leggende. Quell'uomo è il re della malavita milanese e tutti lo chiamano Faccia d'Angelo. Francesco Turatello nasce ad Asiago il 4 aprile del 1944, figlio della signora Luisa e di un uomo che non vuole riconoscerlo. La donna sosterrà sempre che si tratti di un militare americano. Per una ragazza madre, vivere in un piccolo paese negli anni 40 significava doversi abbandonare al giudizio continuo dei compaesani. Di qui la scelta di andarsene e raggiungere Milano. Impara il mestiere di sarta. E questo le consente di prendere in affitto un appartamento in via Brocchi al 7, in piena zona Lambrate, nella periferia nord-est del capoluogo lombardo. Quella periferia milanese piena di ragazzini che giocano per strada tutto il giorno, figli di famiglie con poca disponibilità. Francesco cresce quindi in un ambiente di ristrettezze economiche, si diletta nella box e fa pesi in palestra. Aiuta anche la madre nell'attività di sarta. Come apprendista sarto è bravissimo. Maneggia le forbici con la sicurezza e l'abilità di un maestro. Ma ai confini del suo inquieto mondo di ragazzo, cresciuto fra i miti del miracolo economico, non sono tracciati sulle pareti della piccola casa di via Brocchi 7. Francesco è un ragazzo difficile, uno da prendere con le pinze. Capace di alzare le mani per uno sguardo sbagliato o una risata fuori posto. Un gruppo di ragazzi sta camminando in una via del centro, l'andatura dinoccolata, jeans arrotolati agli stivali, mani cacciate in tasca, atteggiamento provocatorio. I ragazzi urtano un passante di mezza età, che subito li rimprovera. State più attenti, tagliatevi i capelli e andate a lavorare. Quando la frase finisce, il passante si trova a terra, dopo un pugno doppiato da un calcio. Sono andato giù subito, sono andato lì con la catena, e tira pugno, volevo pestarli subito. E allora comincio a fare il bauscia. Veniamo giù con una banda di 10, vi spacchiamo la faccia, vi rompiamo il faccione. Ho detto, bene, venite giù e vedremo. Venuti giù, il giorno dopo venuti giù, venuti lì dalla baracchina. E ho visto la situazione, ho detto, bene, parla col capo, bene. Qua non ci pestiamo perché qua non si può. Andiamo in campo lì e vediamo.
sono tutti là, moto, catene, tirapugni, coltelli, nel campo botta la madonna. Botte di chi, sangue che andava per terra, gente che andava per terra, tutta yucca. Il primo arresto avviene a 16 anni, insieme ad un amico, mentre sta derubando un chiosco di benzina in via Mecenate. I due, effettuata una spaccata, cioè dopo aver infranto la vetrina del chiosco, penetrano all'interno dell'esercizio per derubarlo, ma vengono fermati dal metronotte che gira in quella zona. È il 14 luglio del 1960. È in questi anni che incontra quello che sarà il suo migliore amico, nonché braccio destro, Michele Argento, detto Carlo, un ragazzo alto, bello, con il fare da sciupa femmine. Il connubio fra Francesco e Carlo sarà indissolubile. A novembre del 1962, Turatello fa parte di una spedizione punitiva che ha come obiettivo colpire un salumiere della zona, reo, secondo loro, di aver fatto la spia con la guardia di finanza su un traffico di sigarette. Insieme ad altri tre ragazzi si presenta al negozio del salumiere. Uno dei suoi compagni, Cesare Sassi, armato di pistola, si avventa sul commerciante, tempestandolo di pugni e calci. Nel corso del pestaggio, però, Sassi lascia cadere la pistola che impugna, ma prontamente recuperata la lancia al Turatello, invitandolo ad usarla, gridando «Spara, spara, uccidilo!». Ma Turatello non preme il grilletto. I quattro teppisti si danno alla fuga dividendosi, ma non basta. Vengono tutti presi e denunciati per lesioni e minacce. La madre di Francesco, preoccupata per il suo futuro, lo manda a fare il commesso in centro a Milano, in un negozio di tappeti. È uno dal pugno pesante, Turatello, e si fa notare in palestra da persone che gli propongono di fare, per loro conto, il recupero crediti. Accetta. Si tratta di andare in bische, nightclub e locali, a farsi ridare con le cattive quanto prestato da usurai e malavitosi a scommettitori e viveur. Un lavoro sporco che gli consente di entrare in contatto con la mala di Milano e di conoscere il funzionamento della cosiddetta vita notturna della città. A quel punto, a Milano, bazzicano alcuni siciliani come i fratelli Bono, Girlando Alberti, Tommaso Buscetta ed esponenti della mafia italoamericana come Joe Adonis e Frank Coppola. A Turatello e Argento, colpiti dal carisma e dalla indiscussa capacità di saper comandare di Francesco, si uniscono Nino Malacarne, Franchino Restelli, Gianni Scupola e i fratelli Mirabella, detti Cipudda. Ormai una banda unita e numerosa in cui molti hanno origine catanese. Nel 1964, Turatello partecipa forse alla famosa rapina in via Monte Napoleone a Milano, insieme ad Albert Bergamelli, che aveva conosciuto in prigione. Sei o forse sette banditi mascherati, alcuni con calze da donna infilate in testa, altri con cappucci di tela alla Ku Klux Klan, bloccata alle 16.30 di ieri a Milano, via Monte Napoleone, hanno assaltato una delle otto oreficerie della strada più elegante della città. Con tattica da commandos hanno sparso il terrore sparando raffiche contro i cristalli del negozio, mitragliando di pallottole anche l'interno e la sola provvidenza ha evitato una strage. Le rapine nel nord Italia diventano il pane quotidiano, anzi, il pane del lunedì. Vengono infatti soprannominati dai giornali la banda del lunedì, giorno in cui le banche sono più liquide. La prima regola di Turatello è che per fare una rapina, o meglio, per prelevare soldi dalle tasche altrui, le armi devono avere solo un ruolo dimostrativo. Vanno usate il meno possibile. Non è necessario spianarle, basta solo farle vedere, per far desistere da qualsiasi reazione il malcapitato di turno. La forza del rapinatore sta, secondo Turatello, nell'effetto sorpresa. E prova ne è che in tutte le sue rapine non vi è stata mai una vittima. Altro discorso invece riguardano le lotte di potere criminale, che portano, talvolta, a soluzioni estreme e violente. Oltre alle esecuzioni con pistola in bocca, in un caso almeno un uomo viene legato vivo ad un'auto e trascinato per qualche chilometro. Molteplici sono i pestaggi di chi in zona Lambrate
pensa di entrare magari per taglieggiare i commercianti della zona. E poi ci sono le prostitute, un giro di ragazze ereditate da uno che non aveva pagato i propri debiti verso la gang. Le ragazze si muovono nei locali agganciando clienti danarosi. È il 31 gennaio 1965 quando a casa di una giovane prostituta, Anna Collotta, detta Pucci, viene rinvenuto un borsone pieno d'armi che Francesco Turatello le ha lasciato in custodia. Ma ora Francis, come da tutti viene chiamato, viene anche soprannominato dai giornali Faccia d'Angelo. In cinque vengono arrestati e tra di loro c'è proprio Francis. Portato in questura, secondo gli inquirenti, tenta il suicidio, cercando di buttarsi dal secondo piano e ferendosi ad un braccio. Un tentativo, quello di buttarsi dalla finestra in questura, che ricorda la morte di Giuseppe Pinelli, che avverrà 4 anni dopo, l'anarchico accusato di essere l'organizzatore della strage di Piazza Fontana. Evidentemente gli interrogatori erano molto duri in quegli anni. Turatello, ferito, viene portato in ospedale, dove rimane per qualche giorno. Agli inquirenti non risponde e afferma di essere estraneo ai fatti. Ma le accuse contro di lui cadono ben presto e può lasciare il carcere. Passa solo un anno e viene nuovamente arrestato, questa volta in Belgio, mentre sta tentando la rapina alla Credit Bank di Bruxelles di Schaerbeek. Durante la fuga dei rapinatori col bottino, interviene la polizia locale e ne nasce un conflitto a fuoco proprio col Turatello che sta conducendo l'auto. I malviventi sono costretti a fuggire a piedi, Turatello viene inseguito e arrestato all'interno di un garage in cui ha cercato rifugio. Arrivano dall'Italia il dottor Viola, vice dirigente del nucleo di polizia criminale, e il dottor Rosati, della squadra mobile, che portano in Belgio il fascicolo con le imprese precedenti di Francis. Gli inquirenti italiani arrivano in Belgio con un compito precipuo, quello di verificare un sospetto che da molto attanaglia loro e i colleghi francesi e belgi, cioè verificare l'esistenza di un internazionale della rapina che avrebbe istituito una sorta di interscambio di pistoleros per i suoi colpi. In altre parole, secondo piani prefissati dai basisti locali in Francia, agirebbero rapinatori belgi e italiani. In Belgio, rapinatori francesi e italiani. In Italia, belgi e francesi. La malavita del Nord Europa utilizza i giovani leoni della delinquenza milanese per crimini su commissione. Un colpo di telefono, un rapido accordo, la garanzia di un passaporto falso, un viaggio in aereo e in treno, l'esecuzione del colpo programmato, la divisione del bottino ed ecco il rapinatore può tornare in patria. Turatello sarebbe quindi partito per il Belgio con un passaporto falso fornitogli dai francesi. Lo scopo, compiere la rapina e tornare in treno a Milano. Intanto, alcuni dei testimoni della rapina vengono intimoriti da personaggi sconosciuti. Una donna italiana entra nella lavanderia antistante la Credit Bank e sfregia in volto, con un affilatissimo rasoio, la titolare, rea di aver parlato con i gendarmi. La donna se ne va gridando: «Questo ti serva di lezione», a voler fare la spia. Pochi giorni dopo vengono arrestati a Milano due complici di Turatello, il marsigliese Roger e il 23enne cameriere Paolo Gabrielloni, già arrestato l'anno precedente per il borsone rinvenuto in casa con Lotta. Turatello, in cella, non parla, ma in questura giunge una ragazza alta e slanciata, che impareremo a conoscere. Si chiama Lia Zennari ed è la fidanzata di Francis, anche se sposata con un altro uomo. In un primo momento la ragazza si autoaccusa di essere l'armiere della banda di Francis, ma l'accusa cade presto. Lei comunque si fa 3 mesi di cella di isolamento. Francis, durante la prigionia, le scrive 2 lettere al giorno e le manda orchidee per il loro anniversario. Espulsa dal Belgio, Lia Zennari torna a lavorare come soubrette
presta il volto a una pubblicità per elettrodomestici e gira l'Italia con una rivista di avanspettacolo. Per la rapina a Bruxelles, Turatello se la cava a buon mercato. Gli danno 6 anni, alla fine 3, per lo sconto per una sedicente infermità mentale. Dunque Turatello torna in Italia per scontare il residuo della pena inflittagli. L'aereo che deve riportarlo in Italia è atteso a Linate, in un pomeriggio di nebbia. Ma proprio a causa della nebbia, l'aereo è costretto ad atterrare a Malpensa. E mentre i poliziotti lo attendono a Linate, lui scende dall'aereo e prende tranquillamente un taxi, allontanandosi. Di nuovo libero, con la fama arricchita da una beffarda evasione. Riprende in mano le fila della sua organizzazione, incrementa le attività di smercio della droga, soprattutto hashish, e di materiale pornografico fatto in casa o addirittura importato da Svezia e Danimarca. Ritorna alla ribalta delle cronache nel giugno del 1969, quando viene arrestato a Rapallo insieme a Lia Zennari e al fido Paolo Gabrielloni. Lo arrestano con in tasca una tavoletta di hashish. Ritornato in libertà, trascorrono mesi di silenzi e meditazione. Una quiete molto strana, preludio di avvenimenti sensazionali. A Roma è come sempre un lunedì, quando un'auto che porta gli stipendi della Stefer, l'azienda filotranviaria municipalizzata di Roma, viene bloccato con un'azione a tenaglia in via dei radiotelegrafisti all'Eur, e alcuni uomini portano via 150 milioni, una cifra enorme per quei tempi. La rapina avviene senza spargimento di sangue, solo un colpo in testa col calcio del fucile all'autista del camion. A Roma subito si parla di un colpo perfetto, di tecnica anglosassone. Il colpo è atipico e inconsueto per il mondo criminale romano. Ed infatti a compierlo sono tutti uomini che vengono dal nord. Ormai su Roma si sono spostati i marsigliesi, vecchie conoscenze di Francis, e lui non disdegna, come visto, le trasferte criminali. Uno degli autisti della Stefer si ricorda di un forte accento lombardo. Dalla questura di Milano, informata prontamente da quella romana, vengono inviate le foto dei possibili rapinatori che lavorano in trasferta. Tra tutte, il cassiere riconosce Carlo Argento e Francesco Turatello. Da quel momento inizia la vera e propria latitanza dei due. Affittano degli appartamenti in varie zone della città, in boschi o covi, per avere più possibilità di muoversi ed evitare di essere rintracciati. Il nome di Turatello a Milano diventa quindi decisamente conosciuto e lui fa base all'Hotel Diana. In Toscana viene arrestata la gran parte della banda Turatello. Lui no, però, perché ha subodorato la retata ed è fuggito prima, a bordo della sua Porsche, che però all'altezza di Massa è protagonista di un clamoroso incidente. Nell'auto incidentata rimane la madre Lucia e il franco tunisino Bernard, che vengono arrestati, poiché in qualche modo ritenuti collegati alla rapina alla Stefer. Turatello si rifugia in Svizzera con la sua Lia. A Gstaad, Turatello si tiene in forma, ginnastica, palestra, senza dimenticare il suo hobby preferito, lo champagne. In questo campo è un intenditore, conosce tutte le marche e ricerca sempre il massimo della qualità. In questura a Milano arriva una soffiata, ma quando la polizia si presenta a Gstaad, lui non c'è più. Trovano solo una lunga distesa di bottiglie di champagne, lasciate un po' ovunque. Da Gstaad, Turatello e la Zennari attraversano l'Italia e raggiungono la Sicilia. In questo periodo rilascia la sua unica intervista a un giornalista del Corriere in una località segreta. Da lì minaccia il pubblico ministero di Massa per aver arrestato la madre. Per tali minacce verrà in seguito condannato. Durante l'intervista tira fuori una pistola automatica appoggiandola sul tavolo, sotto gli occhi del giornalista che non dimentica di annotarlo.
particolare che manderà su tutte le furie Francis. In vacanza a Taormina, all'Hotel San Domenico, il 10 settembre, la coppia viene fermata dalle forze dell'ordine mentre su due sdraio a bordo piscina prendono beatamente il sole. Vengono arrestati con lui Ugo Bossi, nome che ritornerà prepotentemente nelle vicende a seguire, ed il fidato Carlo Argento. Turatello dice: «Se non fossimo stati in costume, qui ci sarebbe stata una carneficina». Vengono arrestati a causa di una Porsche metallizzata acquistata dopo il colpo. I motivi del fermo erano dovuti a due mandati di cattura. Lia era colpevole di aver abbandonato il tetto coniugale. Era infatti sposata, come già detto, con un altro uomo. Francesco invece viene accusato di aver partecipato alla rapina del furgone portavalori Steffer. Nelle camere saltano fuori coltelli, pistole e rullini di foto in barca sulle spiagge. Nelle carceri di Messina Turatello non si dà per vinto. È sicuro di farcela anche questa volta. Per la prima volta la polizia ha modo di scorgere il tatuaggio che Turatello ha su un gluteo, il quale recita: «Il mio legale è l'avvocato Nega». Assolti vengono rilasciati dopo pochi mesi e vanno a festeggiare alla Porta d'Oro di Milano, dove il proprietario, felice, li omaggia con un centinaio di milioni. Ma è durante la detenzione a Roma che, secondo Ugo Bossi, Turatello incontra e conosce Frank Tredita Coppola, il mafioso che controlla Pomezia, l'uomo che era stato rispedito in Italia nel dopoguerra e che si pensava addirittura avrebbe preso le redini della mafia italo-americana. Un pezzo da 90, insomma, che dava del tu ad Adonis o a Lucky Luciano. Un uomo che in Italia si era specializzato nelle grandi truffe su titoli di Stato e nelle speculazioni immobiliari nella zona di Roma. Aveva una fittissima rete di rapporti con politici locali. Per molti, Frank Tredita Coppola sarebbe il vero padre naturale di Francis Turatello. Ma al di là delle smentite della madre, fa riflettere quello che dichiara Ugo Bossi, uomo di fiducia e amico di Turatello, arrestato con lui a Taormina. Che sia o meno il genitore naturale, di certo fra Coppola e Turatello si crea un rapporto stretto che molto somiglia a quello genitoriale. E per certo Turatello darà sempre a intendere di avere con Coppola un rapporto di sangue. Nell'inverno del 1971, Nino Pristieri, che ha delle bische al chiuso a Milano, chiede a Turatello di intervenire perché alcuni giocatori perdenti hanno pensato bene di mitragliare la bisca di Via Savona da un'auto in corsa, dopo una serata poco fortunata al gioco. Per Turatello quella chiamata diventa una svolta. «E io cosa ci guadagno?» dice ridendo. Ma sa benissimo che intervenire in un caso del genere significa entrare dalla porta principale nel mondo delle bische. Pristieri cede una quota delle sue attività in cambio della protezione del gruppo Turatello e Francis inizia a pensare in grande. Comincia a variare le location delle bische, portando nelle sedi in locali di lusso finemente arredati con camerieri in livrea. Quello che serve per attirare una clientela di alto bordo, industriali, nobili, politici e uomini d'affari. Clientela di un certo rango, fra fiumi di champagne in ambienti di livello nella Milano Bene. Lui si comporta da perfetto padrone di casa, gentile, affabile, simpatico. Ma tutti sanno che rimane il boss della mala milanese. Le bische si moltiplicano. Via Savona, via Panizza, e la banda si allarga. Viene preso un giovane del sud con un passato nel giro della prostituzione ed una grande capacità al tavolo da gioco. Si chiama Angelo Epaminonda. Inizialmente ha mansioni secondarie. A Turatello
ora all'apice del potere criminale a Milano, i soldi girano in modo impetuoso e a lui piace anche passare per il generoso, quello che non si dimentica del quartiere da cui è partito e dei piccoli criminali cresciuti con lui, a cui offre un posto, un lavoretto, una regalia oppure qualche soldo. Diventa anche amico intimo del cantautore romano Franco Califano, che inaugura cantando due locali in centro a Milano, di proprietà di Turatello. Ma in città ci sono anche i concorrenti, gli slavi di Draga, che lui preferisce far soci perché meno casini ci sono in città e meglio è per tutti. Fa affari con camorra, mafia e marsigliesi. È legatissimo al bandito sardo Graziano Mesina, ma una cosa deve essere chiara: a Milano comanda lui, anche se nella giusta misura c'è spazio per tutti. Perché Milano è una piazza grande e ricca. Nel 1972 nasce il figlio di Francis Turatello e Lia Zennari, si chiama Eros. Al battesimo partecipano diversi criminali, arriva persino Frank Tredita Coppola. Buscetta manda dei gemelli con Brillanti per regalo. La festa diventa anche l'occasione per organizzare un sequestro di persona. Turatello infatti si è specializzato in quelli concordati. Rapitore e rapito si mettono d'accordo per fregare l'assicurazione. Ma di rapimenti se ne fanno anche di veri, insieme ai marsigliesi di Bergamelli e Berenguer, che nel frattempo hanno fatto base a Roma e che coinvolgono personaggi locali come Danilo Abbruciati, già conosciuto da Turatello nelle carceri romane dopo l'arresto per la rapina alla Steffer. L'8 ottobre 75 Turatello torna a Roma. Ha degli affari da sistemare con degli uomini di cui non fa il nome nemmeno ai suoi fedelissimi. Si ipotizza possa trattarsi di Albert Bergamelli o di Concutelli o addirittura di Licio Gelli, il venerabile della P2, per il quale Turatello ha risolto alcune pendenze a Milano. Tutti questi soggetti sono legati da una serie di azioni comuni, perché il venerabile ha in testa di finanziare il suo sogno di una loggia mondiale, l'OMPAM, da finanziarsi con i soldi dei sequestri dei marsigliesi, con i quali supporta anche i campi di addestramento paramilitari dell'estrema destra. Turatello si definisce un fascista e porta un tatuaggio con una svastica, ma questo sembra più un orpello da mostrare, la politica estrema non è di suo interesse, a lui interessa fare soldi. Fatto sta che per il viaggio a Roma porta con sé 1 miliardo di lire in contanti. La notte stessa, faccia d'angelo, mentre si trova al Camilluccia Residence Hotel, sente nella penombra della stanza la porta che si socchiude. Non perde tempo. Afferra la valigetta con i contanti sotto al letto e si lancia dalla finestra aperta. La camera si trova al terzo piano, ma lui cade, fortunosamente, sul terrazzo sottostante. Ha solo qualche graffio e inizia a correre per strada in mutande insieme alla valigetta. A fare la soffiata è stato un marsigliese di nome Tony Riccobene, che verrà ritrovato cadavere qualche mese dopo, lungo l'autostrada per Novara. La moglie accusa apertamente Turatello dell'omicidio. Un altro episodio di quel 1975 riguarda Salvatore Caruso, detto Spaghettino, legato al clan di Turatello e ai marsigliesi. Si presenta una sera al locale Black Horse di Piazzale Cantore insieme ad un suo amico, Vito Pesce, detto Farfalla. Spaghettino viene a lamentarsi perché ritiene di essere stato abbandonato dal clan Turatello, in carcere, senza aiuti economici per sé, la famiglia e gli avvocati. Era andato a cercare Francis in un'altra bisca, portando con sé sotto il cappotto un'arma da fuoco. E la cosa non era sfuggita agli uomini di Faccia d'Angelo, che avevano prontamente avvisato il loro capo. Giunto al Black Horse,
Turatello fa accomodare Spaghettino di fronte a sé. Poi, dal cassetto della scrivania, estrae un coltello e colpisce Spaghettino al collo e al viso, lasciandolo in una pozza di sangue. Vito Pesce, sentendo le urla e vedendo il Caruso attaccato ad un attaccapanni mentre Turatello lo sevizia, cerca di guadagnare l'uscita del locale, facendosi largo fra i clienti e gli uomini di Turatello. Ma uno di questi lo colpisce alla schiena con un coltello, uno di quelli per tagliare il pane. Pesce, barcollante, riesce comunque a raggiungere la strada. Fuori, ad aspettarlo in auto, c'è Rossano Cochis, ex Parà, uno della banda della Comasina, quella del Vallanzasca, di cui fa parte anche Vito Pesce. Cochis è chiamato l'uomo mitra e quando vede arrivare barcollante il pesce, inizia a sventagliare colpi di mitra verso il locale per coprire il sodale ferito. È l'inizio della guerra fra Turatello e Vallanzasca, di cui parleremo nella seconda parte.